Ok, dovremmo esserci su Facebook. Dovremmo esserci. Dovremmo Vediamo, eh. esserci assolutamente. Controllo un attimino, vediamo se mi danno qualche feedback che ci siamo. Sì, ci siamo. Ci Ok. siamo, perfetto. Ciao Roberto. Ciao, Che ciao Chiara. bello, che bello, che onore enorme, 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 che gioia, guarda, veramente è una cosa incredibile. Questa è la, vabbè, sono forse gli unici vantaggi che abbiamo ottenuto con questa cavolo di epidemia. Riuscire a collegare tutte le persone, anche le più Sì, abbiamo lontane. tutti imparato a usare questi strumenti, che c'erano già Sì, prima, però insomma, ci abbiamo hanno tutti imparato obbligato, non c'è niente da fare. a usare. Siamo stati costretti. Allora, io vorrei. È difficilissimo presentarti, è veramente difficile. Infatti, io ho scritto un tuttologo perché è molto difficile definirti. Ti presenti in qualche minuto per raccontare a chi ci sta vedendo chi sei e perché io sono così. Sto veramente, sono emozionata ad ospitarti qua nel mio canale Facebook. Va bene, mi presento. Allora, io sono Roberto Mercadini, come si evince dalla targhetta che ho sotto il mio faccione. Sono un narratore, sono un raccontatore di storie. Faccio questa cosa in teatro, quando i teatri sono aperti. Lo faccio sulla pagina perché scrivo libri e lo faccio sul web perché pubblico video su YouTube, su Facebook, su Instagram TV. Racconto, insomma, cose anche molto diverse fra loro, così come un pittore, no, è in grado di dipingere un corpo, una natura morta, un paesaggio, così io parlo di varie cose, e quindi spazio dalla filosofia alla botanica, dall'entomologia all'ecologia, però uno dei temi che affronto, di cui sono appassionato e innamorato, è quello dell'ebraismo, e forse questa è stata una delle connessioni con te, immagino. Una delle grandi connessioni, la mia grande ammirazione verso di te arriva nel fatto, prima di tutto, che spopoli sul web, pur non essendo specializzato in qualcosa di particolare, tu non vendi ricette, Ah, è tu vero, non sei specializzato soltanto in auto e motori, tu è vero. Sì. racconti veramente di tantissime cose e sei contro ogni regola del mercato, perché non essendo specializzato, veramente, cioè. Le persone vengono sul tuo canale, ti ascoltano solo per il piacere di conoscere, che è una cosa incredibile, una cosa stupenda. Cioè, la Ah, pensi certo, te? sì, perché non è che raccolgo un'utenza interessata No, a un preciso no, argomento, no, no. raccolgo un'utenza interessata a imparare, ad ascoltare, a divertirsi, a commuoversi con cose raccontate in un certo modo. Sì. Se, una cosa è veramente contro tutte le regole del mercato, con tutte le regole dei social network in questo momento. Quindi veramente sei anche più forte delle regole del mercato, che è una cosa incredibile. La La tua poesia narrazione. batte anche questo. È incredibile, veramente. Mi piace Senti, molto. io Hai vorrei che tu visione. raccontassi alle persone che ci vedono qua, da dove nasce questa tua passione per l'ebraismo? Sì, allora, nasce quando verso gli anni 2000, il mercato delle case editrici ha cominciato a produrre un certo numero, a stampare o a ristampare un certo numero di traduzioni di singoli libri della Bibbia, diverse da quelle canoniche. Quindi c'erano le traduzioni di Guido Cironetti, c'erano le traduzioni di Henri De Luca, c'erano le traduzioni di autori meno noti, e io sono rimasto affascinato leggendo, interessandomi dalla grande forza della narrazione biblica e dalla potenza anche della lingua ebraica, perché molti autori poi magari riportavano qualche piccola citazione o addirittura la traduzione interlineare, eccetera. Questo mi ha catturato e mi è bastato sapere poco della cultura della lingua ebraica per esserne appunto avvinto, catturato, perché la cultura ebraica è
la cultura, fra quelle che io ho avuto modo di accarezzare, di costeggiare, con la più grande, col più grande amore per la parola. Nessun'altra cultura che io sappia, che io abbia conosciuto, ama la parola in quel modo, la parola in tutte le sue forme, la potenza della parola poetica, la narrazione, il dialogo, perché nella yeshiva, nella scuola rabbinica, si studia dialogando, per non dire litigando, no? la cura e lo studio della parola nel dettaglio del dettaglio, cioè nella tradizione ebraica si commenta non solo il singolo episodio biblico, ma il singolo versetto, non singolo, soltanto il singolo versetto, la singola parola, addirittura la singola lettera. Ci sono dei testi cabalistici come l'alfabeto di Rabbi Akiva in cui sono scritte pagine e pagine di commento ad ognuna delle lettere. Si commentano, non soltanto questo, si commentano anche i si chiamano ta'amim, sono i segni con i quali si canta, e quindi anche quelli vengono commentati, che sono presenti in ogni parola. Ecco, forse quelli che forse in Italia, in italiano si chiamano corone a volte. Sì, a volte sono corone, a volte sono puntini, a volte sono delle virgolette all'ingiù, sono, ognuno ha un suono diverso, quindi c'è un esempio stupendo di Lot quando doveva scappare da Sodoma e Gomorra e doveva lasciarsi dietro tutte le sue ricchezze, e c'è una parola che quando si canta, i miei figli sempre l'adorano, perché è un segno che si trova in pochissime parti della Bibbia, e si trova però soprattutto nel libro della Genesi, ed è il modo di cantare che esprime: oh cavoli, sono veramente in dubbio, e fa e perché ti vedi proprio Lot che dice: ma mollo tutto o scappo oppure mi sto attaccato a tutte le mie ricchezze. Quindi lo vedi con questa voce dubbiosa, e il cantore canta questo dubbio. Bellissimo, insomma, per chi ama la parola è troppo affascinante, uno non può sottrarsi. Io mi ricordo, avevo letto questa versione commentata del libro di Giona, che è il libro più breve forse della Bibbia, un libro brevissimo, tanto che in alcune edizioni, no? Io l'ho visto in alcune edizioni stampato per intero su un'unica facciata. Sì, è cortissimo. Okay. E a forza di commento, Giona vive avventure strepitose, tempeste marine, eccetera. A forza di commenti, a me sembrava di aver letto, non so, Guerra e Pace. Ho detto, ma che densità di significato, no? Siccome il poeta riceve proprio questo, no? La densità della parola, poco che vuol dire tantissimo. Ho detto, questo è il massimo, cioè non esiste più di così, che leggi una pagina e ti sembra di aver letto un romanzo. No? È così. Ecco, come fa uno a non innamorarsi se ama la parola, se è interessato al linguaggio, alla poesia? È impossibile. Insomma, questo è il motivo. Ma racconta, scusa, che ti sei studiato l'ebraico da solo, perché questo per me è una cosa, come se avessi studiato io ho studiato il cinese. Sì, io ho preso così quasi invasato, ho cominciato a provare a imparare l'ebraico, ma ero talmente giovane e sprovveduto e ingenuo, perché non tutti i giovani non sono solitamente ingenui fino a questo punto, ma io provavo a impararlo da solo, cioè senza pensare che potesse esserci comunque a una distanza ragionevole da casa un vero corso di ebraico. Provavo a dedurre le regole grammaticali dal test delle traduzioni interlineari, dalle citazioni riportate, eccetera. Quindi avevo un quaderno, che io chiamavo il quaderno del forse, in cui mettevo tutte le ipotesi di regole. Forse ot alla fine della parola è il plurale, forse ha all'inizio della parola è l'articolo, forse e avevo molto faticosamente, molto lentamente, capito una certa quantità di cose. Poi ho scoperto che esisteva a Cesena, quindi nella città dove sono nato, quindi a 20 minuti di macchina da dove abito, un corso di ebraico vero, un corso di ebraico biblico vero, tenuto da una comunità monastica
cattolica ma di rito orientale, insomma, che si poteva frequentare la sera, una volta a settimana, e ora mi ci sono fiondato, e lì mi hanno dato la grammatica che mi sembrava il regalo più bello che ti potesse arrivare nella tua vita. Sì, sembrava di giocare a una slot machine rotta, no? Che insomma, che ogni volta che ti valeva, perché cioè, le tavole con i verbi, con tutte le declinazioni già pronte, no? Con tutte le forme verbali già pronte lì, non devi dedurre niente, non devi strappare le regole con le unghie, con i denti. Era diventato troppo facile, forse. Sì, esatto, troppo facile. E poi ho comprato una, tramite loro, sono riuscito ad acquistare un Tanakh, no? una Bibbia ebraica. La e quindi è spettacolare, comunque. Credo che tu sia l'unico italiano che lo pronuncia bene. Grazie. È incredibile, grazie. Perché diventa sempre Hanna, diventa Canna da noi. Ah, okay. Hanukkah diventa Kanukkah, perché nessuno lo sa dire questa H. Mi hanno insegnato. Quanto ti sei esercitato per dirla? Mi hanno insegnato anche la Het, ah. È difficile. La Het è difficile. Mi hanno insegnato questi monaci. Wow. Wow, incredibile. Sei veramente a dimostrazione della forza di volontà, perché cioè, io non so se ce la farei. Non so se ce la farei. È la passione. Sì. Ero giovane, avevo proprio anche voglia forse di trovare qualcosa di diverso che mi aprisse la mente, no? Anche, quindi tutte le difficoltà erano gradite. Cioè il fatto che la scrittura andasse al contrario mi piaceva. Il fatto che l'occhio fosse costretto a avere un moto ondulatorio, perché essendoci, no, la punteggiatura, che poi sono le vocali sopra e sotto, l'occhio non va veramente dritto, ma deve un po' serpeggiare. E questo mi piaceva, perché mi piaceva che i suoni fossero diversi completamente, mi piaceva tutto, insomma, era diventata una cosa quasi. No, ma è troppo bella questa cosa, e credo che tu insegni tantissimo. La passione per la passione, credo che questo tu insegni, veramente. Perché molto spesso noi ci fermiamo, diciamo no, è troppo difficile, anche se una cosa ci piace. Io sogno da quando sono piccola di suonare il pianoforte, però poi, vabbè, non avevamo pianoforte quando eravamo in casa, l'ho comprato per i miei figli e tramite i miei figli io realizzo il mio sogno. Però mi dico sempre, ma perché non lo studio io? Ma perché sono un po' pigra? Perché tutte quelle note mi sembrano, ecco, come a te doveva sembrare l'alfabeto ebraico all'inizio, ma tu l'hai superato. Adesso, grazie a te, imparerò a suonare il pianoforte. Mi farebbe piacere. Ecco, questa è una cosa che mi dà una grandissima soddisfazione. Quando qualcuno mi dice, grazie a te, adesso studio di più, grazie a te mi sono appassionato, ho riscoperto la passione che avevo abbandonato, oppure non mi sono mai interessato di poesia, ma grazie a te adesso mi interessa. E mi scrivono anche dei ragazzini, no, giovanissimi del liceo, che dicono... ero sempre disinteressato, i miei voti a scuola erano molto bassi, non mi importava, ma grazie a lei adesso mi impegno, i miei voti si sono impennati. Non è una cosa programmata, cioè non è che io mi dica faccio questo video così le persone diventano più appassionate, però evidentemente c'è un entusiasmo, una passione, un amore per il sapere che in qualche modo filtra, insomma, per osmosi viene trasmessa. Questa è proprio una cosa che mi riempie il cuore, insomma. È un'osmosi del web. Pensa a te se li incontrassi direttamente, cosa succederebbe? Sarebbero tutti dei grandissimi scienziati. È incredibile. La forza del teatro. Il teatro è in presenza, il teatro vero, il teatro è più potente, ovviamente. Quando le persone che mi hanno conosciuto tramite il web mi vengono a vedere poi in teatro davvero, in molti mi dicono ma è molto meglio dal vivo, è un'altra cosa. Eh beh sì, è un'altra cosa dal vivo. Siamo nati per stare dal vivo, però sì, quando è chiuso. Siamo nati per incontrarci dal vivo, sì. Ma senti, allora io mi attacco a questo per farti una domanda, perché penso che tu potresti essere uno dei massimi educatori, ma non educatori nel senso che vediamo adesso in italiano, ma nel senso ebraico di chinuch, che chinuch vuol dire educare nel senso di inaugurare, vuol dire prendere e portare in terra l'energia potenziale di qualsiasi cosa. C'è stato la Hanukkah di tutti gli oggetti nel santuario, che è stata la Hanukkah Tamizbeach, quando sono stati tutti inaugurati,
e si domandano i maestri, ma perché hanno dovuto fare questa celebrazione di inaugurazione? Perché non le hanno usate basta? L'altare, e il candelabro, e il tavolo dei pani, perché hanno dovuto inaugurarli in qualche modo? Perché si dice che quando tu inauguri qualcosa, tu lo stai iniziando a scoprire il potenziale che ha dentro di sé. E questo è il chinuch all'ebraica. E questa è la parola chinuch, viene da questo, dalla inaugurazione di questo bambino, di questa persona, che può avere anche 40 anni e passa, Rabbi Akiva la conosci benissimo, la sua storia, quindi il chinuch non finisce mai. Significa portare in terra questo potenziale, ma devi avere sempre qualche cosa che a un certo punto ti aiuta a portarlo in terra questo potenziale. Ecco, io Roberto Mercadini, in questa rivoluzione che stiamo facendo in Italia adesso, io ti vedrei come ministro dell'istruzione. Grazie. Raccontaci che cosa faresti, perché secondo me tu veramente faresti una grandissima rivoluzione in Italia. Io mi proverei a circondarmi di persone competenti, perché un conto è amare la cultura, un conto è sapere cosa fare a livello politico. Andrei a cercare chi ne sa più di me, chi la... Ma come, tu non pensi che i giovani abbiano un po' perso la passione per lo studio? Forse abbiamo qualche cosa che non va nei programmi di studio, come lo presentiamo lo studio. Cioè, tante volte io noto studiando con i miei figli questa cosa. Io ci ho fatto un video sopra su questa cosa, l'ho chiamato il paradosso della scuola. Sì, è complicato perché purtroppo nella scuola, come dico, quel video... Il piacere per lo studio, il piacere per l'imparare è un po' contrastato dal senso di ansia che si ha, no, a scuola, dal fatto di essere sottoposti a delle prove, dal fatto che si tratta di un obbligo, però questa è una componente che è difficile da scalzare, perché se bisogna promuovere o bocciare, se bisogna valutare in qualche modo, si può dare meno enfasi, forse ci si può abituare, no? A dire, guardate ragazzi, che l'importante è imparare, poi noi tentiamo di capire con dei parametri come sta andando, ma insomma dovete essere felici perché imparate, non perché prendete un 8, o dovete essere scontenti perché avete perso un'occasione per imparare, non perché avete preso un brutto voto. Però insomma, è un po' complicato. Quello che si può fare forse è insegnare con passione, attrarre, perché se io ti racconto qualcosa in modo da entusiasmarti, tu poi andrai a scoprire altre 10, 100, 1000 cose per la passione che io ti ho messo dentro, per il fuoco che io ti ho acceso. Se invece io ti obbligo a imparare qualcosa o a leggere un libro, no? Forzandoti contro la tua volontà, in contrasto con te, magari io riesco a farti leggere quel libro, a ficcarti dentro quella nozione, ma può darsi che io provochi in te un rigetto, per cui... Assolutamente. Quello sarà l'unico, il primo e unico libro che tu leggerai nella tua vita, quindi a quel punto lì è controproducente, cioè... sì, però io ho un grande rispetto per gli insegnanti, perché fanno un mestiere difficilissimo, e allora spiego, quando mi dicono tu dovresti fare l'insegnante, spiego che in realtà un insegnante non può fare quello che faccio io, non può spiegare come io spiego, perché io per preparare un monologo che dura un'ora devo lavorare un mese, e lavoro un mese non perché devo imparare cose che non so soltanto, anche, ma anche perché devo trasformare quelle nozioni in teatro, cioè di, no? Costruire una narrazione che abbia un ritmo, che abbia un alternarsi di momenti più leggeri e più intensi. A un certo punto qui ci deve essere la battuta, se no la gente non ride, qui ci deve essere la frase ad effetto, perché altrimenti non si chiude la scena, ma professore, non si può pretendere che faccia un lavoro così per ogni ora di lezione, cioè non è pensabile. Cioè, no, però la passione, risvegliarla. Sì, quello sì, si potrebbe forse, chi fa il mio mestiere potrebbe forse aiutare gli insegnanti dandogli qualche trucco del mestiere, insomma,
per catturare l'attenzione. Ai cavoli, mica è poco, eh? Non che i narratori si sostituiscano ai professori, che non ha senso, è impossibile. Si potrebbe, no, però. Io non la vedo in ottica di narratore, io lo vedo in ottica di quello che tu hai detto prima, che grazie a te le persone riscoprono la passione per qualcosa e si mettono a studiare qualcosa. E non credo che sia soltanto per come reciti. Credo che sia per questo passaggio osmotico della passione. Quello è... questa luce che hai negli occhi quando parli delle cose che ti piacciono. E questa, sai, quando tu lo spegni questo sguardo di un insegnante che invece magari è un po' scocciato di entrare in quella classe perché c'ha degli studenti birbanti e che gli rompono un po' e che lo fanno impazzire, questo qua già entra scavolato, la luce certo è spenta e quindi i ragazzi vedono la luce spenta e non si accendono. Sì, e quello purtroppo è un meccanismo terribile, perché poi il ragazzo, senza magari neanche accorgersene, pensa: ma se questa cosa non interessa lui o lei, no? Esatto, quest'area è così annoiata, così insofferente, potrà mai insegnare me? Me? E poi quando una persona si vede che è frustrata, che è infelice, dice: ma lui è il massimo esperto di questa cosa qui, tanto che la insegna, se io imparo questa cosa qui divento come lui? No, non voglio diventare così. Non ci ho mai pensato. No, purtroppo la potenza di un insegnante carismatico è questa qui, no? Che lo studente dice: io voglio diventare come lui, così. È vero. Capito? Se tu sei triste, avvilito, senza energia, e dici: io non voglio diventare così. Oppure se sei esageratamente antipatico, no, io non voglio diventare così. Cioè, c'è una repulsione, è complicato. Ma questo non è però una critica, lo sottolineo. Non è critica, non stiamo criticando, stiamo riflettendo, stiamo pensando a che cosa potremmo fare e contribuire per migliorare, basta, stiamo pensando soltanto a questo, assolutamente. Non c'è mai prima cosa, mi circonderei di persone molto competenti che mi insegnino. Che ti insegnino, sì, anche questa è una cosa... Quali sono i problemi e le possibili soluzioni, sì. Sì. Quello di cui parlavi prima, questo diciamo modello vivente, diciamo, dell'insegnante che trasmette qualcosa anche senza parlare, soltanto per il modo in cui fa le cose, in ebraico ha un nome, si chiama Dugma Chaya, che vuol dire esempio, Chaya vivo, ed è una delle cose che riportano tutti i maestri e poi fanno un gioco di parola, perché Chaya vuol dire vivo ma vuol dire anche animale, quindi vuol dire tu puoi essere un modello animale o puoi essere un modello vivo, dipende dalla tua scelta come modello, cosa vuoi ispirare le persone, cosa vuoi ispirare i tuoi figli, cosa vuoi ispirare i tuoi studenti e le persone che ti seguono. Vuoi essere un modello vivo, ispira a essere un po' una bestiolina, ecco, dipende da te. Questo è un gioco di parole tipico che si fa sulle parole ebraiche. Alla fine la Dugma Chaya, quello che dicono tutti i maestri, dicono è molto più importante come tu trasmetti qualcosa, come tu ti presenti, la passione che sta dietro, rispetto a quello che tu dici. Perché i ragazzi non stanno a guardare quello che tu dici. I ragazzi stanno più a guardare, e io lo dico perché ho 7 figli, quindi lo posso dire che è proprio un comune denominatore. Non importa quello che insegna il prof, ma il prof deve essere una persona coerente. Deve essere una persona che, per esempio, se applica delle regole, le deve applicare a tutti in una maniera uguale, non perché quello gli sta più simpatico e quindi quello, fa niente, dai, quello lì, oggi facciamo finta di niente. E quell'altro che ti sta particolarmente antipatico, lo bastoni doppiamente, perché la punizione non la diamo a lui, ne diamo 2 all'altro. Queste sono le cose che li fanno diventare matti. E questa è la Dugma Chaya, perché alla fine l'insegnante non insegna soltanto una materia, perché probabilmente noi la maggior parte delle materie che studiamo le dimentichiamo, noi ci ricordiamo la persona. E ci ricordiamo che cosa ci ha trasmesso. Io, per esempio, purtroppo non amo la filosofia perché avevo una prof di filosofia che non ammetteva le domande. Era vietato fare le domande. Dovevi ricevere a memoria i suoi appunti. Quindi se tu osavi, anche soltanto magari avere saltato una lezione e aver letto quello che c'era nel libro, ma il libro non riportava esattamente le stesse parole sue, 5. Un modo curioso di fare filosofia, cioè senza domande. Sai che Wittgenstein, tra l'altro era ebreo, diceva che si potrebbe scrivere un libro di filosofia
di sole domande. Certo. 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 E il potere della domanda dagli ebrei è fortissimo. È fortissimo. Più del potere della risposta. Noi non cerchiamo delle risposte, noi cerchiamo le domande. Questo è assolutamente, assolutamente così. Assolutamente così. Io vorrei chiederti, sì? Visto che studi tanto sull'ebraismo e la Torah e le storie del Talmud, che cosa trovi qui che d'altre parti non trovi, visto che tu sei un tuttologo? A me ricordi troppo Pico de Paperis. Purtroppo. Nella cultura ebraica, beh, a parte questo amore per la parola di cui abbiamo già parlato, ma c'è uno sguardo spiazzante perché contraddice quello che è il sentire, come dire, ordinario, no? Il fatto che, per esempio, quando Dio sceglie un uomo e gli affida una missione, quell'uomo è, per i parametri umani, sempre la persona più sbagliata. No? Io adoro. È meraviglioso, no? È meraviglioso. C'è il generale che deve partire in guerra contro un esercito molto, molto più numeroso, dice: no, siete in troppi. Adesso fa immergere i soldati nel fiume, quelli che rimangono fuori, quindi li prendi, gli altri no, o viceversa, adesso non mi ricordo esattamente. Ecco, cioè, è tutto così, così paradossale, no? È così, è balbuziente. Ecco, è Mosè che deve parlare, come lo scegli, balbuziente. È tutto così, insomma, questa cosa che ti toglie il terreno da sotto i piedi. Ti sfida. Oggi si chiama comfort zone. Ti toglie da tua comfort zone. Esattamente. 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 Ti sfida. Ti sfida. Esatto. Ti fa oltrepassare il limite di quello che tu pensavi possibile, di quello che tu pensavi ragionevole. Esatto. In termini, insomma, così correnti, si dice così. Ti toglie da comfort zone. E questo è il cosiddetto umorismo ebraico. Non è l'umorismo delle cose buffe, delle cose ridicole. No. Non è l'umorismo di quello che ha la faccia buffa, di quello che ha il naso rosso con le scarpe gigantesche, quello che prende la botta in testa, scivola sulla buccia di banana. No, è l'umorismo della sproporzione, è l'umorismo di una situazione che si crea, che è talmente paradossale, talmente lontana dal consueto, per cui tu sei tolto, insomma, dalla comodità, insomma, ordinaria, e una delle reazioni che puoi avere è il riso. O il pianto. Un'altra è il pianto. Sì, sì. E poi questo spirito critico, no? Come tu dicevi, a noi interessano le domande più che le risposte. Questo fatto di mettere tutto in discussione, tutto in discussione, tutto in discussione infinitamente, è difficile da praticare, ma è estremamente stimolante. C'è quella storia bellissima in cui alcuni maestri insomma dicono: ah, ma dice, non abbiamo però deciso, abbiamo parlato di tante questioni, non abbiamo deciso se Dio esiste o no. Non abbiamo deciso se Dio esiste o no. Ah, già, è vero. E si mettono a discutere. E alcuni dicono sì, esiste. Altri no, non esiste. E alla fine, è tutto paradossale, no? Alla fine di questa discussione si decide che no, non esiste. Dei maestri, dei rabbini. E cala il sole e uno dice: ma rabbenim, maestri, non ci siamo accorti, presi dalla discussione, che il sole sta scendendo, dobbiamo recitare Arvit. E uno dice: ma
Cosa stai parlando? Se abbiamo hai appena detto che non esiste. Che non esiste. E l'altro gli risponde, ma cosa significa? Forse che non siamo più ebrei? Benissimo. Cioè l'identità ebraica è nel profondo questo continuo mettere in discussione, questo continuo confrontarsi e domandarsi che resiste a qualsiasi, che è capace di accogliere qualsiasi dubbio, qualsiasi messa in discussione, anche, cioè resiste addirittura all'idea eventuale che Dio non esista. Perché alla fine giungono sempre a conclusione che c'è. Ci tornano sempre, dicono sempre che alla fine... Però si fanno, lo sfidano. Sì. Questa è la cosa... È questo che siamo un po', sempre un pochino... Pensa a te, una moglie così, Roberto. Io non sto mai zitta e faccio sempre tante domande. Perché io immagino che questa attitudine che c'è nella yeshiva, che c'è, insomma, che viene così mostrata nella Bibbia, nel libro di Giona, quando Giona si lamenta, no? Con Dio, ecco, che poi ci sia anche nei rapporti interpersonali. Assolutamente. No, un dialogo, no, che non è semplice litigio, perché tu poi litighi con qualcuno, discuti, dibatti con qualcuno di cui hai stima. Perché se assolutamente, tu studi... sono sempre lotte tra giganti, tra titani. Litigherebbe con Dio. Tu non studieresti il Talmud con una persona che non stimi, che secondo te non è intelligente. No. E quindi questo eterno dibattere è paradossalmente anche una dimostrazione di stima e di affetto, no? Non è così. Ti racconto questa storia. Sì. C'erano questi due rabbini che studiavano insieme, siamo nel primo secolo dell'era volgare. E c'erano Reish Lakish e Rabbi Yochanan ben Zakkai. Vabbè, la storia di Reish Lakish è molto bella, magari la racconteremo un'altra volta. Lui era un brigante e Rabbi Yochanan ben Zakkai lo riporta sulla retta strada. E Rabbi Yochanan ben Zakkai è un grandissimo maestro, è quello che salva il destino del popolo ebraico, perché è quello che va dall'imperatore che prima di distruggere Gerusalemme, l'imperatore gli dice, c'è una storia molto bella che noi raccontiamo sempre al 9 di Av, il giorno in cui si ricorda la distruzione del santuario, Rabbi Yochanan ben Zakkai va dall'imperatore e l'imperatore gli dice, visto che sei riuscito ad arrivare fino a me, questo è Tito, e gli dice, dimmi che cosa vuoi. E Rabbi Yochanan ben Zakkai è furbo, dice, non chiede non distruggere Gerusalemme, perché tanto sa che comunque Dio ha deciso così. Dice, dammi Yavne, dammi la città di Yavne e i suoi saggi, tendi Yavne e Vachachamea, perché sapeva che se veniva distrutta tutta la terra di Israele, sarebbe sparito il popolo ebraico. E il popolo ebraico, la sopravvivenza dipendeva soltanto dallo studio della Torah. E quindi fammi portare via un po' di rabbini, fammeli portare a Yavne, in un'altra città, e quella non la distruggere. E così è andato avanti il popolo ebraico. Questo era per dirti la grandezza di Rabbi Yochanan ben Zakkai. E Rabbi Yochanan ben Zakkai salva questo Reish Lakish, che era un brigante, e lo porta sulla retta strada e poi capisce, lui l'aveva già capito, vedendolo la prima volta, che questo è un genio. E quindi diventano un zug, diventano una coppia che studiano insieme, anche se Rabbi Yochanan ben Zakkai è il più grande del suo tempo e Reish Lakish è il più grande brigante del suo tempo, però studiano insieme e Reish Lakish piano piano diventa un grandissimo commentatore. A un certo punto c'è una lite tra i due e dal dispiacere Reish Lakish muore. E adesso gli studenti di Rabbi Yochanan ben Zakkai dicono, dobbiamo trovare un sostituto per Reish Lakish, con chi mettiamo a studiare il nostro maestro in questo momento. E sono disperati perché Reish Lakish era un genio. E quindi trovano sto povero, perché io dico sempre che si chiamava povero, che si chiamava, aspetta, si chiamava perché non è, Elazar ben Pedat. Elazar ben Pedat. E lo appioppano a Rabbi Yochanan ben Zakkai, poveretto lui. E si mettono a studiare insieme e Rabbi Yochanan ben Zakkai inizia a dire le sue opinioni riguardo tutte le discussioni che ci sono. E Rabbi Elazar ben Pedat... è molto ossequiante, molto ossequioso e molto rispettoso, e dice, è vero, è proprio come dici tu, c'è scritto qui così, è incredibile, guarda, c'è scritto qui così, questa beraita c'è scritta così, questa beraita c'è scritta così. A un certo punto Rabbi Yochanan ben Zakkai si ferma, e voglio dirvi le parole che lui dice,
ma con Reish Lakish, ogni volta che c'era un che studiavamo insieme, io portavo una spiegazione e lui mi portava 24 contraddittori, 24 motivazioni per le quali io non avevo ragione. E cosa dovevo fare io? Io sapevo che avevo ragione, ma dovevo trovare 24 modi di spiegare che avevo ragione. E con te cosa faccio? Devo, mi continui a dire che ho ragione, ragione, non mi servi a niente. Sì, no. Sì. Questo è il contraddittorio che si c'è. Lamenta perché l'altro gli dà ragione. Si lamenta perché se gli dai ragione non serve a niente, non lo fai crescere. Questa sì, è sì. La cosa. E c'è una bellissima frase che dice un premio Nobel che ha preso il premio Nobel perché è un ebreo che ha scoperto la risonanza magnetica nucleare e tra l'altro anche è diciamo il padre del forno a microonde e si chiama è un premio Nobel del Isidor Rabi si chiama. E questo... sì, lo cito anch'io nel mio libro sulla bomba atomica. E Rabi cosa dice Rabi? Dice che lui, quando tornava a casa, la sua mamma non gli chiedeva, caro Izzi, perché Isidor sarebbe Yitzhak, Isacco, caro Izzi, che cosa hai studiato oggi? Io ho detto, cavoli, io sono veramente una cattiva mamma, perché io chiedo sempre questo. Cioè no, sua madre gli diceva, Izzi, che domanda intelligente hai fatto oggi? E lui dice, senza saperlo, mia mamma mi ha instradato nella strada della scienza. Perché lei non mi diceva che cosa hai preso dagli altri, diceva come li hai sfidati gli altri, che cosa hai trovato in quello che ti spiegavano, che non ti aggradava, che non ti soddisfaceva. Che domande intelligenti hai fatto. Sì, sì, bellissimo. E c'è un'altra storia nel Talmud che è incredibile, ed è la storia in cui abbiamo questo Rabbi Eliezer, che è solo contro tutta una congregazione di grandi rabbini e stanno discutendo sul fatto che questo forno, che loro hanno scoperto adesso che è un forno diviso in tanti scomparti, riempito di sabbia, se questo forno riceve l'impurità o meno. Rabbi Eliezer dice di no, gli altri dicono di sì. E c'è una grande discussione. A un certo punto Rabbi Eliezer dice, ok, se io ho ragione, che questo albero di carrubo dimostri che io ho ragione. E questo albero di carrubo si sradica e si toglie e dice la Gemara che si sposta per 50 o 100 amà, quindi si sposta per 25 o 50 metri, proprio vola, si fa un volo pindarico. Allora i rabbini dicono, mica vale, mica un albero di carrubo può dimostrare che tu hai ragione. Che poi i maestri spiegano cosa vuol dire, che non si dimostra che hai ragione con un miracolo e probabilmente l'albero di Carrubo era così rispettoso di questa gran maestosità del nostro Rabbi Eliezer che l'albero di Carrubo se ne va perché Rabbi Eliezer glielo chiede. Allora Rabbi Eliezer di nuovo ci ritente, dice se io ho ragione che l'acqua da questa brocca me lo dimostri. Cosa fa l'acqua dalla brocca? Fa un rewind, invece di versarsi verso terra va all'indietro, torna dalla brocca verso la fonte da cui era stata presa, va all'indietro. E di nuovo tutti dicono, no, non è giusto, noi non ci basiamo su queste cose. E poi alla fine dice, ci provo un'altra volta, dice, se io ho ragione, che lo provino le mura di questo posto di studio, di questo Beit HaMidrash. E cosa succede? Le mura iniziano a cadere. E Rabbi Yehoshua, che era lì dentro davanti a lui, che era uno dei maestri con cui lui stava discutendo, a un certo punto dice, alt! No, mura, voi non potete cadere, dovete stare fermi. E quindi queste mura, che per rispetto del Rabbi Eliezer stavano cadendo, si fermano a metà della loro caduta. E si dice che, c'è scritto nel Talmud, proprio che fino ad oggi sono ancora storte queste mura. E a un certo punto, Rabbi Eliezer dice, se la regola è come dico io, che esca una voce dal cielo che dica che io ho ragione. Esce una voce dal cielo, che tu ben saprai, si chiama Bat Kol, una voce, è come se fosse qualcuno che è padrone di questa voce, ma è la voce di Dio, e dice, ragazzi, la regola nei mondi superiori è tutta come dice Rabbi Eliezer. Ovunque Rabbi Eliezer ha ragione. Si alza Rabbi Yehoshua incavolato nero e dice, questo non è valido, perché c'è scritto che la Torah è stata data agli esseri umani, non è stata data agli angeli. Lo bashamaim. Lo bashamaim. Lo bashamaim.
E quindi alla fine che cosa succede? Che la regola è fatta come tutti questi maestri, come la maggior parte di questi maestri, anche se dal cielo dicono che Rabbi Eliezer aveva ragione. E questo racconto finisce con Rabbi Natan che incontra il profeta Elia per la strada. E Rabbi Natan chiede al profeta Elia, ma raccontami un attimo, ma in cielo, mentre c'era questa discussione tra questi grandi giganti della Torah, cosa succedeva? E il profeta Elia dice, Dio rideva e diceva, nitzchuni banai, i miei figli mi hanno vinto. Questo è il potere della discussione a fin di bene, perché alla fine non è una discussione per dire io voglio provarti che sono più intelligente. No, io ho studiato la Torah e secondo me la visione di Dio è questa. E Dio accetta la visione dell'uomo anche se la sua è diversa. Nitzchuni banai, nitzchuni banai. Perché Dio ci ha creato uomini e vuole che noi cerchiamo la verità così, da sì, uomini tra gli uomini, col nostro cervello, con la nostra lingua, con la capacità di dialogare, anche litigando. Assolutamente. Non dobbiamo accettare una voce che viene dal cielo, cioè un'autorità. No? No, Dio da quando ha dato la Torah sul Monte Sinai ha detto adesso è vostra, è degli esseri umani. Adesso, e su ogni verso della Torah ci saranno più di 700.000 interpretazioni, quindi per questo la Torah non si finisce mai di studiarla, perché no, alla fine ogni persona può portare almeno 10 interpretazioni diverse su un verso, ci sono tante persone che interpretano, e noi ogni tanto quando studiamo la Torah con i nostri figli, che noi alla sera ci riuniamo e studiamo il pezzo della Torah, la parasha che si legge quella settimana, si legge tutta la Torah in un anno e ogni settimana leggiamo una porzione. E quindi quando leggiamo già la Torah con Rashi, noi gli diciamo, vedi c'è scritto qualcosa qua, ma in realtà non è così. C'è scritto lì, non cucinerai il capretto nel grasso della mamma. No, dice Rashi, non è il grasso, non è chelev, è chalav. Basta che tu chiami i puntini, quindi è il latte della mamma. E poi c'è scritto tre volte. Perché c'è scritto tre volte? Uno perché non puoi cucinarlo, uno perché non puoi mangiarlo, uno perché non puoi neanche goderne, quindi non puoi neanche farne un business. Non puoi neanche tapparti il naso, tapparti la bocca e poi dire va bene, però cucino la carne con il latte, faccio delle buone lasagne con ragù con il latte e le vendo, neanche quello puoi. E tutto questo lo desume Rashi. E quindi questo che noi insegniamo ai nostri figli, ed è per questo che ogni tanto mi dicono, ah voi siete super, perché guarda quanti premi Nobel di ebrei ci sono. Dico, perché da quando siamo piccoli ci insegnano a mettere tutto in discussione, tutto quello che vedi non è come vedi, tutto quello che leggi non è come leggi, ma sposti i puntini, ti viene un'interpretazione tutta diversa. E quindi niente è dato per certo, niente. Niente, no, anche, ma Dio, anche Dio ci dice discutete. Esatto, e questo è il paradosso, che l'autorità suprema che dice non c'è autorità, dovete discutere, dovete mettere in discussione qualsiasi cosa. Io mi sono, capisci, innamorato di tutto questo, perché filosoficamente è stupendo, e poi ci sta attorno grande letteratura, grande poesia che c'è nella Bibbia, grande divertimento e commozione delle storie. Quindi c'è un nucleo centrale di senso, insomma, di pensiero che è strepitoso, circondato da un monumento di grande letteratura, di grande arte della parola. È stupendo, cioè non si può. Di grandi vicende umane alla fine, perché io leggendo sempre dico, cavoli, questi poveretti ne hanno passate di tutti i colori. Cioè noi ne leggiamo, ma se ne sono vissute queste cose. Non avevano mai un attimo di tranquillità. C'era sempre qualche cosa. Cioè io dico che se si prendesse la storia di Giuseppe e si facesse una serie Netflix diventerebbe un best seller. Ah, beh. Tanto la storia di Giuseppe, da quando i suoi fratelli erano gelosi di lui, è una cosa incredibile. Sì. È tutto così, perché l'essere umano non è stato creato per stare tranquillo, come hai detto tu prima. Esatto, non siamo nati per stare tranquilli, per stare dentro il recinto. E poi sì, la cosa stupenda dei personaggi biblici è che per quanto siano alti, sono sempre imperfetti. Cioè, Giacobbe, Israele, è uno che truffa il fratello, no? Un ingannatore. Insomma,
Non c'è mai l'eroe senza macchie e senza paura, c'è sempre un essere umano con le sue imperfezioni che poi Sempre. le affronta, che si riscatta. Ecco anche perché non ci sono, al di là del divieto della rappresentazione dell'idolatria, ma non avrebbe senso fare un monumento di un personaggio biblico, No, no? no. Anche se poi Dovrebbe essere tutto rovinato. Ecco. Anche se poi gli scultori cristiani hanno, no? Scolpito i profeti, Davide, eccetera. Però ecco, giustamente, ne nella profondità, no? Della visione ebraica, queste figure, anche grandissime, non sono monumentali, non sono così, figure perfette No, da mai. venerare, Non no? esiste Invece, una figura perfetta. ecco. Sarebbero tutti rovinati, dovrebbero essere tutte sciancate le statue, no? Tutte. Beh, Giacobbe stesso zoppica, eh? Cioè, si Sì, prende la grande benedizione dall'angelo, ma intanto gli ha rotto il femore, cavoli, poveraccio. Non c'è mai un momento di gloria senza la difficoltà. Mai. Questo è. anche questo capisci, è molto vivo, è molto vero, è molto umano. Insomma, per Raccontami, me Roberto, c'è un episodio che ami della Torah? Qualcosa che. ce ne sono molti e alcuni diventano qualcosa a cui si ricorre, no? Abitualmente, e quindi storie che richiami alla mente, che ti aiutano e ti orientano proprio nelle scelte quotidiane, no? Nei bivi della vita. Una che per me è fra le più significative, non perché sia più importante di altre, ma perché mi risuona, insomma, perché come dico, mi è utile, mi serve. È il momento in cui Abramo viene chiamato da Dio, ormai è anziano, ha 75 anni, e gli viene detto vattene dalla tua casa, dalla tua terra, verso un'altra terra che io ti indicherò. E c'è questo lech lecha, vattene, che se uno traduce alla lettera è lech va le. A, ha, te, vai a te, come se fosse, si può interpretare così, no? A proposito di interpretazioni, vai a te stesso, come Stesso. se uno scoprisse se stesso solo uscendo da sé, solo uscendo dalla zona di comfort, solo abbandonando i confini del conosciuto, i confini di quello che lui pensava essere casa sua, la sua terra. Ed è molto così, è molto così. E lui diventa immenso. Scopre, io credo molto questo, cioè bisogna diventare ciò che si è, per usare un'espressione di Nietzsche. La sai la storia di Sguscia di Anipoli. Lui era un grande chasside e lui viveva nel 1700 tra enormi rabbini, e lui era una persona semplice, con una grande filosofia di vita. E lui diceva sempre: dopo 120 anni, quando arriverò in cielo, non mi diranno Sguscia, perché non sei stato Mosè? Mi diranno Sguscia, perché non sei stato Sguscia? Sì, la conoscevo, non, scusa, non mi ricordavo, non mi ricordavo il nome del personaggio. Sguscia. Sì. È proprio quello che stai dicendo adesso, e questa è la cosa. Forse la missione dell'uomo in terra è scoprire quello che è in grado di fare. Sì, esatto, diventare se stessi, diventare, esatto. La domanda non sarà perché non sei stato Mosè, perché non sei stato te stesso, perché non sei stato Zuscia. Però, paradossalmente, per diventare se stessi bisogna uscire Da se stessi. da quello che noi pensiamo sia il cerchio della nostra identità, perché quella non è la nostra identità, quella è la nostra abitudine, quella è la nostra comodità, quella è una condizione che magari è anche accidentale, che è anche determinata da fattori esterni, dal caso, no? No? Tu devi uscire fuori. Sai l'altra storia che conoscerai sicuramente, io però non mi ricordo i nomi. Proviamo, vediamo, no, non conosco tutte. Dice,
C'è un grande tesoro sotto il ponte della città di A Praga, credo che Praga, fosse. Praga, Praga. Dice, vabbè, la notte dopo si sogna la stessa cosa. C'è un grande tesoro sotto. La notte dopo ancora dice, vabbè, non può essere un caso. A questo punto vado a Praga. Lui va a Praga, no? Da questo viaggio lunghissimo, solo che nel ponte di Praga ci sono le guardie, il ponte che porta alla reggia, e quindi lui non si arrischia a mettersi a scavare con le guardie lì, finché, insomma, dopo 1 o 2 giorni che gironzola attorno al ponte, il capo della guardia dice, ma cosa cerchi? Ma no, niente, che ho fatto un sogno, sai. Mi diceva che c'è un grande tesoro sotto il ponte di Praga. E lui, il capo delle guardie, si mette a ridere. E tu, povero stupido, sei venuto fino a qua? Hai fatto un sogno? Allora anch'io dovrei andare nella tal città dove c'è sotto una stufa, secondo questo sogno, un grande tesoro nella casa di uno che si chiama. E gli dice, a casa sua, e lui torna indietro, torna a casa sua, e sotto la stufa di casa sua c'è un tesoro immenso. Io la vedo un po' così: in ognuno di noi c'è un tesoro immenso, solo che per scoprirlo ci tocca andare Magnifico. a Praga a volte, Ah, ma è vero, è vero. no? Ci tocca attraversare un virus, ci tocca. Chi ne sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Dobbiamo uscire da noi stessi, così è lecha lecha. Sai che Anche. Lech Lecha dice Rashi lì sul posto. Adesso devo trovarti il Rashi tradotto e devo regalartelo perché il Rashi te ti divertirai troppo con Rashi. Il Rashi dice lì Lech Lecha vai per te, non solo vai a te stesso, ma vai a tuo vantaggio. E anche se tu pensi che sarà sconfortevole, è per te, lo sto facendo per te, non lo sto facendo per me, io non ho bisogno di diffondere la parola di Dio. Te diventerai un grande. A te, nel senso a tuo vantaggio, A per tuo te, vantaggio, per te, Lech il fine di te, per il fine di Lecha. te. Esatto. Per te stesso vai, perché a vantaggio tuo. Bellissimo. Questo E è Rashi. invece tu dovessi indicare una storia o più storie che ti stanno particolarmente a cuore, che ti toccano particolarmente, È cosa diresti? difficile. Io devo dirti che veramente anche io come te sono affascinata dall'imperfezione di questi giganti. Io adoro. È incredibile perché ci fa sentire che tutti noi possiamo diventare dei giganti. Per noi il limite è il cielo. Cioè, devo dirti veramente, c'è la storia di Giuda che è stupenda, che veramente diventa un grande quando ammette le sue colpe, ma ce n'è una che io amo in particolare, che è il casino che viene fuori quando Isacco decide di dare la benedizione a Esaù e gli dice, figlio mio, vai a trovarmi qualcosa da mangiare, che io in cambio ti voglio benedire. E sua moglie, che è Rebecca, sente che il marito vuole benedire Esaù, dice: no, 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 qui non ci sta. Ecco, questo personaggio di Rebecca a me piace tantissimo perché lei è in realtà figlia, viene da una famiglia di furfanti, briganti, ladroni, molto non per bene. E quando invece dal cielo viene designata attraverso dei segnali che il servo di Abramo va a cercarla per il figlio Isacco di Abramo, lui capisce che questa è la ragazza che è designata per il figlio del suo padrone, la prende e lui dice: vuoi venire con me? E lei dice: io vengo con te, che loro vogliano o non vogliano, perché io voglio avere questo merito di avere come marito Isacco, che per me è un onore. E quindi lei molla tutti senza chiedere permesso a nessuno, dice, cioè lo fanno proprio per via formale, papà, tu mi permetti, papà, nel frattempo che lui ostacolava il matrimonio è stato accoppato da un angelo, quindi il Midrash dice che a un certo punto il papà sparisce dalla scena e si vede solo il fratello e la mamma che parlano, dov'è il papà? E il papà non voleva, via, fuori dalla scena, Ah, vieni fatto ok, fuori. promesso. E lei se ne va
piccolina a casa di Isacco e diventa la moglie di Isacco. Per 10 anni loro non hanno figli. E allora a un certo punto decidono che devono pregare a Dio. E loro sanno che Dio sempre dà questi problemi di sterilità alle grandi persone, perché Dio ama la preghiera dei grandi, quindi vuole che gli parlino e gli rompano le scatole. Quindi si mettono in un angolo e in un altro e pregano. E pregano, e poi c'è scritto, tutti e due pregano, però poi nella Bibbia c'è scritto che Dio risponde alla preghiera di Isacco, non di lei. E allora poi Rashi sotto, nel Rashi si dice che lo studiano i bambini di 5 anni, anche se a volte è complicatissimo, devo dirti che una volta i bambini di 5 anni devono essere veramente dei geni, perché io spesso non mi ci ritrovo, ma Rashi lì su quel posto è abbastanza, diciamo, si comprende, dice, beh, è ovvio che Dio risponda alla preghiera di lui e non di lei, perché lui è figlio di Abramo, è figlio di un giusto. E non si può paragonare la preghiera di un giusto figlio di un giusto, di uno tzaddik figlio di uno tzaddik, alla preghiera di uno tzaddik figlio di un rasha, figlio di un malvagio. Non si può paragonare. Ah, ho capito. Allora io ci rimango, ci ero rimasta sempre molto male. Dicevo, ma perché? Che colpa ne ha Rebecca? E addirittura viene e infierisce Rashi e dice, certo, perché lei è figlia di un malvagio. E allora... E ha abbandonato tutto per seguire Isacco e quello che sono le sue tradizioni, il suo credo, la sua fede. Poi vengono i maestri della mistica ebraica e dicono, non avete capito niente, ribaltate tutto, fate reset. Che cosa succede lì? I due si mettono in un angolo a pregare, Isacco da una parte e Rebecca dall'altra. E poi cosa succede? Lui dice, Dio, rispondi alle preghiere di mia moglie. E lei dice, Dio, rispondi alle preghiere di mio marito. E allora quando viene Rashi e dice non è paragonabile, e perché viene risposto a lui? Cos'è la risposta, la preghiera di lui? Dio risponde alla preghiera di mia moglie. Quindi in realtà alla fine sono le preghiere di Rebecca che vengono esaudite. E che cosa dice Rashi che non è paragonabile? Non è paragonabile perché il potere di una persona che ha mollato tutto e ha cambiato vita completamente ed è uscita dalla sua comfort zone è molto più forte rispetto a uno. Quindi non è paragonabile nel senso che è molto maggiore quella di Rebecca di... Io adoro. È il contrario di quello che leggi. E quindi questa Rebecca alla fine è lei che è un po' l'artefice di tutto, e lei quando Isacco dice voglio benedire mio figlio, voglio benedire Esaù, lei sente sta cosa. Tra l'altro Esaù si dice che aveva dei poteri, delle forze spirituali molto alti, aveva un potenziale altissimo. Il suo problema che cosa è? Che non ne fa uso. Pigro, spiritualmente molto pigro, mentre Giacobbe, che era spiritualmente un pochino più basso, lo sfrutta al massimo queste sue forze. E quindi Isacco è ancora lì che aspetta che Esaù faccia uso di queste sue grandissime potenziali spirituali. Rebecca, che capisce come sono i suoi figli, per come ogni mamma li capisce un po' meglio, dice no, da Esaù non uscirà niente di buono, devo mandare avanti Giacobbe. Giacobbe, tra l'altro, ha diritto a questa benedizione, perché lui aveva comprato la primogenitura certo. Da Esaù prima. E quindi ma Isacco questa cosa non la sapeva. E quindi lei va a chiamare Giacobbe e dice, senti, finché tuo fratello è a caccia, a cercare questo famoso animale da portare a tuo padre che vuole mangiare, vai nel mio allevamento, perché lì ogni donna aveva la sua dote, e questa non era della proprietà del marito, proprietà solo sua. Quindi vai, prendi dalle mie pecore, e prendiamo i vestiti di tuo fratello che Esaù li lasciava presso la madre perché aveva paura che le mogli glieli fregassero, te li indossi e vai e prendi questa benedizione perché ti spetta di diritto. E Giacobbe dice, mamma, se papà mi scopre, io sono fregato, perché invece di benedirmi mi maledirà. E Rebecca dice, non ti preoccupare figlio mio, se lui ti maledirà, la maledizione è su di me. E invece alla fine Isacco lo benedice, riesce a prendersi questa benedizione. E cosa succede? Che quando Esaù scopre sta roba si incavola come non so cosa e dice, appena papà muore io faccio fuori mio fratello. E siccome le mamme sono capaci anche di leggere nel pensiero dei figli, Rebecca intuisce questa cosa, chiama Giacobbe e dice, Giacobbe, veloce, batte la gamba, devi scappare da qua, vattene a Haran, vattene da mio fratello. Poi cosa fa lei? Siccome
il permesso Giacobbe deve ottenerlo dal papà e non dalla mamma di andarsene via di casa e abbandonare, diciamo, la famiglia, lei va da Isacco e dice: senti, io preferisco morire piuttosto che vedere mio figlio Giacobbe che finisce con queste donnacce di sta zona qua. Proprio non c'è una donna per bene da questa parte del mondo. Io voglio che lui vada da mio fratello. E lì non si vede la risposta di Isacco. Però dopo, il verso dopo, Isacco chiama Giacobbe e dice: senti figlio mio, ascolta, ho deciso. Devi andare da tuo zio Labano a Haran, devi andartene via da qui perché qui non ci sono le mogli adatte per te, sposati una delle tue cugine. Ecco, io penso sempre che questa è una cosa incredibile, che Rebecca è la regista di tutto, ma alla fine Isacco si convince talmente tanto che questa idea quasi è sua che non dice neanche io e tua mamma, dice io da solo ho deciso. Questo è il grande potere delle donne, e in tutte le storie della Bibbia c'è sempre una donna che da dietro tesse tutto, c'è l'uomo protagonista, ma la donna dietro che alla fine dirige, che è una cosa incredibile. E quindi fa quello che voleva la donna, senza sì, neanche rendersene conto, non se ne rende neanche conto. Io intanto lo dico ai miei figli: sentite quello che dice papà, quello che ho detto io un mese fa, e papà ve lo sta dicendo, credendo che va benissimo, è fantastica questa cosa, mi sento una donna molto potente. Sai che in uno dei miei libri c'è la protagonista che studia l'ebraico antico, no? Belen. Sì, sì, e lei dice: no, ma l'ebraismo non è una religione maschilista, è una religione di donne, perché è matrilineare. Cioè il figlio di una donna ebrea e di un uomo non ebreo è ebreo, figlio di un uomo ebreo, fosse anche un rabbino, di una donna non ebrea non è ebreo, perché il vero soggetto religioso è la donna. È la donna. È una provocazione, no? Però ha un fondamento. Non è una provocazione, è la verità. È la verità. Io lo dico sempre. E cosa ci possiamo fare? Mica abbiamo deciso noi, ha deciso Dio questa cosa. Noi non c'entriamo niente, eh? È inutile che veniamo ad accusarci, che ci diamo tante aree, che abbiamo tutto questo potere di sfornare figli ebrei, che quindi il popolo ebraico va avanti soltanto attraverso di noi. È Dio che ha deciso così. Poi dopo sì, i maestri della mistica lo spiegano anche perché. Perché la donna è spiritualmente più alta dell'uomo. La donna ha un potere di influenzare gli altri, molti più dell'uomo. E quindi se tu vuoi che il popolo vada avanti, infatti c'è scritto che quando Dio ha dato la Torah sul monte Sinai, l'ha data prima alle donne e poi agli uomini. E ha detto a Mosè, alle donne, dallo, c'è scritto Bet Yaakov, c'è scritto Kotomar le Bet Yaakov e Taged le Beit Israel. Quando Dio dice a Mosè, vai a dar la Torah, dice come se dicesse dallo a due nuclei diversi, Beit Yaakov e Beit Israel. Allora Rashi lì si domanda... Rashi te lo devo regalare per forza. Alla casa di Giacobbe e alla casa di Israele. La casa di Giacobbe sono le donne. E la casa di Israele sono gli uomini. E quando e quindi casa di Giacobbe sono le donne? Perché la casa di Giacobbe è il vero popolo ebraico. È l'originale. Sono quelle che tramandano avanti tutto. Kotta Gedele Beit Yaakov, pensa che nella casa di Giacobbe c'erano due Israele. Giacobbe diventa Israele. Certo. Quindi però, è solo un personaggio, ma la Bibbia dice alla casa di Giacobbe e alla casa di Israele, come se fossero due personaggi diversi. Come se fossero due popolazioni diverse. Vai a dar la Torah alla casa di Giacobbe e alla casa di Israele. Perché usa queste due espressioni? Perché non dice vai a dar la Torah ai figli di Israele? Perché? Perché dice vai a dar la Torah alle donne in un certo modo. E lì Rashi dice dandilo con dolcezza, digli tutte le cose belle che ci sono, trasmettigli questa grande responsabilità che loro avranno nel trasmettere l'amore per la Torah, la passione per la Torah ai loro figli. E poi vai dai uomini e menali. Perché gli uomini se non li meni non imparano un cavolo. E quindi a loro racconta tutte le cose dure, dai, racconta gli leggi pesanti, perché no, alle donne racconta la roba soft, le soft skills, a questi hardware, perché se no non capiscono un cavolo. Fantastico. Ma e dov'è questa interpretazione qui? Rashi, te lo devo cercare in italiano, te lo devo cercare, questo ti arriva. Dopo mi dai il tuo indirizzo, questa ti arriva come regalo di Geula. Ti ringrazio tantissimo. Io Roberto, non so, siamo da un'ora e quasi 5 minuti online. Credo che noi potremmo stare un mese e 5 minuti online. Sì, un mese e 5 minuti. Sì. Ti chiedo l'ultima cosa, poi ne avevi già parlato, ma
C'è una persona, è un ebreo ed è un insegnante, insegna all'università storia dell'ebraismo, mi ha detto una cosa bellissima, si chiama Furio Biagini, il professor Furio Biagini, mi ha detto, ma noi non siamo, noi ebrei non siamo il popolo del libro, a parte che sarebbe dei libri, perché la Bibbia non è un libro, è una letteratura, è un sistema di libri. Noi siamo il popolo dell'interpretazione. Condividi? È proprio così. E sono tutte le storie che ti ho raccontato prima. Siamo il popolo che fa cadere i muri e li fa rialzare perché abbiamo due opinioni diverse sullo stesso verso, opinioni diverse da Dio e abbiamo ragione noi. Perché noi interpretiamo tutto, perché ho fatto poco fa una diretta sul occhio per occhio, dente per dente, tutto il mondo pensa che la legge del taglione provenga dalla legge ebraica. L'ho visto. E invece non è così, perché subito lì sotto Rashi spiega, ma che occhio per occhio, dente per dente? Occhio per il valore dell'occhio. E quindi bisogna calcolare tutto, c'è tutto un calcolo. Ma se questo occhio apparteneva a un orafo, vale un tot. Se appartiene invece, lui usa un'espressione molto carina, a un sorvegliante di zucchine, ha un altro valore, perché il sorvegliante di zucchine può sorvegliarle anche con un occhio solo, ma l'orafo no. E quindi c'è tutto il risarcimento morale della vergogna che ha sofferto questa persona e di quanto tempo ha dovuto astenersi dal lavoro, si chiamano e come ritornerà al lavoro. Quindi sono tutti i primi risarcimenti che oggi abbiamo nel tutto il nostro codice civile, arrivano da lì. E tutte le discussioni nel Talmud arrivano occhio oggi. Per il giusto valore dell'occhio e dente per il giusto valore del dente, il danno morale, materiale, eccetera. Sì. Quindi questo è proprio, e alla fine forse ci lascia come messaggio che la passione per l'interpretazione. Io penso che tu mi abbia insegnato e mi insegni sempre una cosa incredibile, perché ho fatto vedere la puntata sui pirati e i miei figli erano così, ed era stupendo vedere i miei figli così sbalorditi davanti a una persona che gli spiega qualcosa e non davanti a un film di Netflix. È stupendo. Io credo che tu debba diventare una delle persone più importanti d'Italia, me lo auguro, io veramente me lo auguro, perché avresti il potere di trasformare milioni di giovani in persone con passione, e sarebbe la cosa più bella del mondo, perché con la passione puoi arrivare da qualsiasi parte. Tu sei, io guarda, veramente se dovessi mettere un motto sotto il tuo nome, Roberto Mercadini, io direi Roberto Mercadini, passione per la passione. Lo metterai così. Bello, passione per la passione. Sì, io sostengo che la passione sia una cosa necessaria. Io sono un entusiasta e sono felice di essere entusiasta. Io penso che uno si debba appassionare, altrimenti cosa... se uno parla, anche dice cose intelligenti, però parla in modo monotono, in modo inespressivo, io non riesco a seguirlo. Ecco, ci diventa così, perché ho la sindrome dello studente, si diventa così, c'è che dice quelle cose. Allora no. Io Roberto, questo ti voglio assicurare, noi dobbiamo fare un sierologico e poi appena ci aprono le regioni, uno Shabbat sei a casa da noi con tua moglie. Ah, che bello. Devi farlo. E ti racconteremo tutte le interpretazioni sulla parte della Bibbia di quella settimana, ti bombarderemo. Fantastico. Non so come ringraziarti veramente, ti dico, io andrei avanti a parlare per ore. E magari lo rifacciamo questo appuntamento, quando ci si accumulano un po' di domande, magari lo rifacciamo. Sì, dai. Volentieri. Veramente grazie dell'onore che mi hai dato, veramente, perché io sono una piccola formichina e tu sei un grande gigante, ma veramente grazie di cuore, e vedo tutti i commenti che abbiamo in diretta che le persone hanno e stanno molto molto apprezzando i tuoi interventi, veramente grazie mille Roberto. Tra l'altro voglio dirvi una cosa, che Roberto non è molto prendibile, e io per catturare la sua attenzione ho dovuto scrivere Bishvil Roberto Mercadini in ebraico sull'oggetto della mail, e loro hanno attirato la sua attenzione. Ho detto, io come faccio a distinguermi dalla massa in qualche modo? Sarà bombardato di mail. Grazie Roberto, grazie infinite, veramente grazie, e grazie a tutti, alla prossima. Shalom. Bevacasha. Ciao. Ciao.